Vedo che Francesco Amodeo, i due Franceschi, si trova bene con Francesco Toscano perché hanno lo stesso modus operandi. Già persone che quando c'è qualcuno scrive che cose che non gli piacciono ti bannano, ti bloccano. Già, quindi già sapete che tutti i commenti che vedete sopra, sotto, non sono indicativi di una merita ceppa. Io capisco bloccare una persona che ti minaccia o insulta apertamente in modo sei uno stronzo. A tutti gli altri, ma in fondo io l'ho mandato solo a cagare. Ma ero già stato bloccato, quindi. Ma chi io ve lo ripeto? Ma Francesco Amodeo, ma va a cagare. Ma come cazzo ti permetti? Sentite, sentite, eh? Gli astensionisti inconsapevolmente. Quindi la demonizzazione dell'avversario che fanno quelli del sistema al servizio degli Stati Uniti d'Europa, reality della libertà. Mo sentiamo il mare di stupidaggini che dice 24 minuti, non so se resisterò. Bypassare la democrazia invitando al non voto l'8 e il 9 giugno deve essere trattato allo stesso modo in cui ho sempre trattato chi attacca la Costituzione, chi attacca la democrazia al servizio delle grandi elite che scrive nel loro report che la democrazia non è sempre applicata. Questa è una sua teoria, bella, ma no, no, no. Non sono tutte uguali le cose. Quando ti hanno preso per il culo e tu sai che quella cosa lì è truccata, tu stai difendendo la democrazia, astenendoti, dicendo questa non è la vera democrazia, è come non partecipare al Festival di Sanremo. Oh, ma tu stai boicottando. Ma che c'è, democrazia a Sanremo? No, anche se c'è il voto da casa. Ma questo idea, l'idea che c'è una istituzione, la democrazia, che tu ci puoi cagare sopra, te ne puoi fregare, puoi truccarla. E tutti devono continuare a votare. Ripeto, la mia opzione è non votare è solo l'inizio. È chiaro? Andiamo avanti. Quindi, paragonare chi non vota, che esercita un proprio diritto del non voto, con chi è delle oligarchie che vorrebbe passare la democrazia. La democrazia va esercitata, proprio perché non è stata esercitata. È successo qui. E una delle cose della democrazia è uno Stato in cui viene garantita la libertà di stampa e la pluralità. È chiaro? E nella pluralità c'è anche la, per esempio, la polarità di mettere dei commenti che non ti piacciono. Perché il mio commento era: ma va a cagare, che ci stava tutto. Come ti permetti di attaccare una legittima decisione e chiamare in democrazia o una oligarchia finta democratica e criminale come l'Unione Europea? Vedo che ti sei toscanizzato. Prima di tutto, Parlamento Europeo non decide se delle leggi vengono approvate o no, le propone. Quindi è come dire, tu puoi alzare la mano e dire la tua, poi non conti un cazzo. Andiamo avanti. Che ne pensi, Ugo? Che ne penso? Ora, Potresti... detto da persone che si sono candidate, ovviamente. Cioè io capirei una. È ovvio che se tu sei candidato, ma c'è gente pure che si può candidare e avere una maggiore apertura mentale, però. Subito il tweet del nostro amica Emma Ah, Bonino. esatto, Ecco, sì, mostra. potrei girare forse Sì. i No, cioè valori. io lo leggo a chi mi Ah, segue, il tweet ok. di Emma Bonino che scrive, lo leggiamo insieme, gli Stati Uniti d'Europa erano un sogno di pochi, oggi sono una necessità per tutti, scrive la Bonino, e vogliamo portare in Europa quanti più europeisti. Ora,
se loro vogliono. Allora, questa è un'idea sua. Ripeto, il Parlamento europeo non ha un valore decisionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se entrano a qualcuno dei cosiddetti nostri, gli altri possono proporre delle cose e gli altri non lo possono accettare. Ok? Quindi è tarato alla radice, dato che l'Unione Europea è una creazione, l'ha detto pure lui, Francesco Amadeo, che ha le basi nel nazismo fra i fondatori, fra i promotori di questa cosa, erano ex nazisti. Portare in Europa quanti più europeisti possibili per bloccare questo processo assurdo degli Stati Uniti d'Europa, che praticamente vuol dire l'annientamento dell'Italia come Stato sovrano, anche con quelle residue sovranità rimaste. Per contrastare bisogna portare in Europa quanti più. Ragazzi, io vi chiedo una ragione. Vi chiedo una domanda. Molti di queste anche monarchie erano monarchie costituzionali, avevano un Parlamento. Perché cazzo ci sono state delle rivoluzioni? Democraticamente si può anche può nascere anche una dittatura, perché Hitler e Mussolini sono stati eletti. Quindi io adesso non voglio essere contro la democrazia in sé, ma come tutte le cose va vista in una inquadrata. Quello che viviamo noi adesso è una parvenza di democrazia. Il primo compito sarebbe di lavorare a livello di base di informazioni e creare delle informazioni alternative, e come tutte le cose non obbedire a quello che ci dice l'Europa. Se è una istituzione sbagliata in sé, tu per quanto puoi votare, cosa cazzo vuoi votare? Certe cose non si possono cambiare, si possono buttare giù e ricostruire. Certo, ci saranno dei periodi di un gran casino, ma noi ci... Ma Israele se ne frega delle cose internazionali e va avanti, anche se facessero l'Europa, se l'Italia si ribellasse e non obbedisse a niente. Cosa fanno? Vengono con le armi? Cioè, andiamo avanti. Anti-europeisti possibili, ma se gli anti-europeisti si astengono dal voto, chi è che guadagna? È Mabonino, che riesce a guadagnare più seggi e quindi riesce a realizzare quello che è il suo obiettivo, portare quanti più europeisti possibili. Ma se non ci credo a questa cosa qui... Non ci credo. In Europa per arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Come si fa a non capire questo? Allora io voglio... Parliamo di cosa cazzo conta il Parlamento Europeo? Conta la Commissione Europea, porca puttana. Però votare in massa vuol dire poi dire: vedete, il popolo ci segue, ci ha votato. Per essere ancora più chiaro con chi mi segue, facciamo un attimo una simulazione. No, chi ti sta sentendo? Non ti seguiamo. È chiaro? Simulazione. Immaginiamo che noi anti-europeisti della lista Libertà ci facciamo convincere. Se tu sei anti-europeista, non vai al Parlamento Europeo. Uscire da voi astensionisti e decidiamo di ritirarci in massa da quella lista. Lo faresti mai? No, hai fatto in tutti i modi per essere eletto.
E quando ha visto che la cosa ti stava sfuggendo sotto Toscano, te ne sei andato e sei andato con quello in cui credi di essere eletto. Che cosa accade? Quei seggi vengono forse eliminati? Assolutamente no. No. Vuol dire che libertà... È una disfatta strategica. Non chiaro? Voi credete di vincere e cambiare le cose andando noi. Noi sappiamo che non cambierebbe un cazzo. E intanto non ci vado. Credo di aver vinto? Assolutamente no. È già un segno. E poi ci riorganizziamo in altro modo. È difficile da capire. Da non raggiunge senza di noi il 4%, vuol dire che non scattano dei seggi per la lista Libertà e vuol dire che Emma Bonino... Io ho visto quello che diceva il capo di questa lista, Catino. Quando c'era il Covid, quella è la mentalità. Quella è una mentalità assolutamente, non voglio dire fascista perché è un termine abusato, da padre padrone. Con il suo Stati Uniti d'Europa che Calenda, con il suo partito che Renzi, che questi ultra europeisti. Non cambierà niente perché noi abbiamo un bacino attualmente con questi. Che proprio se è grasso che cola sono il 10% di persone che attualmente, non persone che sono contro il sistema, no, quello è di molto di più, ma persone che voterebbero per questi partiti. Non li voterà nessuno, fidati. Ottengono dei seggi in più. Come si fa a non... Ma non gli cambia niente, tanto faranno sempre come cazzo gli pare, come hanno fatto all'ONU, come fanno, hanno fatto anche qui in Italia, fanno come cazzo gli pare, finché non c'è una massa critica della popolazione che scende in piazza, che si organizza, che fa volantinaggio, che va porta a porta e che prende le piazze e non accetta, no io ti do piazza Sant'Apostoli. Sei già uno sfigato se ti fai dare Piazza Sant'Apostoli. Ti devi dare Piazza Venezia, Piazza del Popolo. Non te la danno? Non voglio dirlo, ma... Non capire che il voto alle elezioni europee non legittima il sistema, perché il sistema non ha bisogno di legittimazione. Eh no, allora che cazzo le fanno a fare le votazioni? Le votazioni sono anche un modo per essere legittimati. Perché? Pretendendo che c'è una democrazia. Non c'è un quorum minimo di... Questo l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Il problema è questo, che a livello non legale, ma a livello di coscienza comune, di quadro di riferimento, l'Unione Europea con un 80% del voto ha un'immagine, un'Unione Europea dove vanno a votare soltanto il 30%, ha una cazzo di immagine diversa. Il giorno in cui leveranno pure le percentuali dei votanti, diranno, e non diranno quanto, allora è un altro discorso. Ci stanno le percentuali dei votanti, 30%, 20%, 10% di voti, come cazzo ti proponi in modo credibile? Ed è più probabile dare un colpo attraverso l'astensionismo che dare un colpo attraverso le votazioni, perché abbiamo dei cazzo di partiti che non sono partiti, che non hanno sezioni sul territorio la maggior parte. Che cazzo di partiti sono? Sono partiti fantasma che come aprono possono chiuderli, gli chiudono tutti i Telegram, gli chiudono Facebook, gli chiudono YouTube e se la pigliano in quel posto. È chiaro? Che devono votare per rendere legittimo quel voto. Anche se... Legittimo è un conto, moralmente legittimo a livello subconscio della gente è un altro. Poi a parlarmi dell'Unione Europea, tirò. L'Unione Europea non l'ha votata il 90% delle persone. E non mi dire che faranno finta, possono pure far finta, ma la cosa è lì.
è l'elefante in salotto. Il 90% non sarà il 90%, ma sicuramente sarà più discuteranno più di questo, più che il fatto che Toscano ha passato la soglia, che poi io non ci credo assolutamente a Toscano. Se votassi il 10%, quel voto è valido. Allora è il non voto che delegittima l'antisistema. Ma questo lo dice lui, lo legittima l'antisistema. Lui identifica... Allora, io credo che c'è la lotta politica con i partiti. Ok? Lui, io sto in Italia, sono a favore di un governo italiano, ok. Ma se io non sono a favore del governo europeo, perché devo votarlo? A me fa cagare Sanremo. Non vado a telefonare da casa, che poi devo spendere pure dei soldi, per far vincere la canzone che è meno schifosa delle altre. Per me Sanremo è una cagata in qualsiasi caso. E quindi non partecipo. Ci vuole tanto a capire? Legittima l'anti-europeismo. Lo capite che è una sfida tra Emma Bonino, Calenda, Renzi, quelli del più Europa, con noi che vogliamo distruggerla questa Europa. E lo... Vuoi distruggere l'Europa? Fai un partito tipo... Eccoci. Quello che era la Brexit. C'è provato a entrare, è andato a cagare. Poi è andato a fedecchia quel partito. Domandatevi perché questi partiti in Italia non possono arrivare. Mettiamoci, dopo le elezioni si presenta un partito, noi non ci siamo presentati alle europee perché non crediamo alle europee, però crediamo all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. E visti i numeri dell'astensione così alte, noi siamo legittimati a proporre un partito che faccia effettivamente l'uscita dell'Italia, la attui nell'Unione Europea, anche alla luce della forte astensione che c'è stata in Italia. Guardiamo un po' avanti, tanto l'Unione Europea non cambierà niente. Lo capite che non andando a votare togliete soltanto acqua al nostro mulino, togliete soltanto voti al nostro mondo. Non ci piace il tuo mondo, ho detto Toscano, lapsus freudiano. Andando invece ad avvantaggiare chi come la Bonino sta puntando a portare quanti più europeisti possibili in Europa per concludere con il suo Stati Uniti d'Europa, ossia la morte della Repubblica. Come loro possono fare quello che cazzo vi pare, si può fare sempre una secessione. Hanno fatto una secessione dall'Unione Sovietica e noi non possiamo scappare dagli Stati Uniti d'Europa. Ragazzi, svegliamoci, niente è definitivo, niente è definitivo. Cominciamo a dire no all'Europa, anche se lo facessero. Vive il nostro amico Marco Mori nel titolo del suo libro. Tra l'altro Mori ha già annunciato sotto il tweet della Bonino. Ah, fantastico, perché c'è il tweet della Bonino che dice vogliamo realizzare gli Stati Uniti d'Europa, e sotto c'è il tweet fantastico di Marco Mori che dice è già pronta per voi una denuncia penale, perché ovviamente gli Stati Uniti d'Europa sono vietati dalla nostra Costituzione, che prevede le cessioni di sovranità mai totali ma soltanto parziali e in alcuni casi. Quindi noi come libertà del fronte a... Andiamo avanti perché dura 20 minuti. C'è una candidata del PD che è la Moretti, che qualche giorno fa adesso ci vogliono andare a far votare, non perché crediamo che possiamo cambiare le cose andando in Europa, per spirito rivalsa. Cioè non un votare pro, ma un votare contro la Bonino, contro la Moretti, contro quell'altro. Ma io non vi voto perché non vi credo. Non credo a quella coalizione, non credo a Francesco Matteo come politico, come scrittore niente da dire, come inchiesta niente da dire, ma come politico non ci credo per niente. Chiaramente che il voto dell'8 e 9 giugno sarà una costituente per gli Stati Uniti d'Europa, una costituente per l'esercito comune europeo. Allora, se c'è una costituente a chi non può... Ma secondo voi, se non partecipasse, assurdo, il 99% degli elettori riusciranno a fare una costituente a fare l'Europa? Domanda. Va bene, mi sono rotto il cazzo. E questo è.
La prossima volta non bannate le persone, non bloccatele, perché le persone si incazzano e fanno dei video come sto facendo io adesso, che magari non l'avrebbero fatti. E mi raccomando, col cazzo che voto e col cazzo che dovreste votare voi. È solo l'inizio. Chiaro? Non votare, ok? Intanto io ti mando a fanculo. Poi a parole, poi passeremo ai fatti. Arrivederci.